una giornata dedicata al tema della menopausa all'ospedale San Donato di Arezzo. L'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna ha infatti promosso il primo Open Day dedicato alle donne in menopausa. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 110 ospedali con bollini rosa che hanno aderito all'iniziativa hanno infatti aperto le porte alla popolazione femminile con consulenze, colloqui, esami strumentali, conferenze e info point per promuovere il benessere in menopausa. Ad Arezzo la giornata programmata si è svolta venerdì 20 ottobre. Sono iniziative che aumentano lo spettro dei diritti. Sapere è un diritto e si impara da chi sa e da chi ha studiato e da chi è nelle condizioni di dare informazioni. Quindi questa grande alleanza tra i medici, tra coloro che sono parte del mondo sanitario e i cittadini è un elemento che qualifica Arezzo in maniera direi splendida. Arezzo ha ovviamente dei servizi fondamentali e importanti. Nel distretto noi abbiamo un consultorio che è punto di riferimento non solo per le donne di Arezzo, ma è punto di riferimento per le donne di tutta la vallata. Vuol dire che la qualità e l'erogazione delle prestazioni molto importanti viene riconosciuta. E è fondamentale in questo specifico momento anche di vita della donna, la menopausa, che non deve essere vissuta come un momento di malattia, perché è una situazione fisiologica della donna e quindi tutti i servizi correlati che sono fare le analisi, fare ecografie, mammografie, serve perché la donna possa sentirsi tranquilla. Questo è molto importante e qui i servizi ci sono.